Per qualcuno forse è soltanto questione di karma. La Pomì vinse 18-16 il tie-break contro Rexona Hades a Rio nella partita di spareggio che lanciò le rosa verso il secondo posto mondiale a ottobre e col medesimo punteggio ha perso il Golden Set domenica pomeriggio al Palaradi contro la Liugio Modena. A un passo dal miracolo la squadra di Caprara ci è arrivata per davvero. In pochi pensavano che il 3-0 dell'andata nei quarti di Coppa Italia fosse ribaltabile, anche perché nessuno c'era riuscito prima, con due sole squadre, Modena nel 2013 e Bergamo nel 2014, ad andare vicine al ribaltone, realizzando lo stesso percorso di Casalmaggiore, capace di vincere, anzi stravincere, i tre set regolamentari, regalandosi così l'ultima chance, quella del maledetto Golden Set. La Liugio, forse a quel punto meno fiacca, anche perché schiacciata letteralmente dalla Pomì, riguardatevi i parziali, Modena non ha mai nemmeno toccato quota 20, ha ritrovato concentrazione e voglia di lottare, spinta da una Herman in buona serata, nonostante gli schiaffi subiti dalle compagne, maltrattate a muro, fondamentale nel quale Casalmaggiore ha dominato 24-3 e in generale messe sotto da ogni punto di vista. Così, mentre Scandicci vinceva il primo set a Bergamo, regalandosi la sua prima Final Four, Pomì-Modena risultava una partita ben più tirata di quanto non suggerissero il pronostico e il KO subito all'andata. A quel punto sono state le toscane, tranquille al Palanord, a dover attendere il nome dell'avversaria in semifinale. Quando si perde in questo modo le chiavi di lettura sono diverse, puoi rammaricarti per gli errori del Golden Set con la Pomì avanti 8-6 e poi 13-12 con l'attacco a disposizione, sprecato malamente da Fabris, comunque tra le migliori. Puoi pensare che a questo punto forse era meglio arrendersi prima perché fa rabbia lottare offrendo un'ora e mezza di volley siderale per poi ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. Probabilmente la verità di fondo non sta né nell'una né nell'altra prospettiva perché la summa migliore è quella offerta dal coach in seconda Giorgio Bolzoni. Siamo grandi quando vogliamo ma dobbiamo capire che non a tutte le situazioni si può mettere una pezza. Proprio vero, la Pomì abituata ai miracoli stavolta non è riuscita per un soffio a realizzare un'altra prima volta, restando incastrata però in una situazione che essa stessa ha creato buttando la gara di giovedì. A quel punto rincorrere alla grande non è bastato e la Coppa Italia è rimasta un tabù per il quarto anno in A1. Gli anni scorsi, da qui, da un KO, partirono i successi Pomì. Considerando la gara di domenica e al netto di distrazioni da evitare, ci sono tutti gli ingredienti perché l'incantesimo si confermi. Da una sconfitta si impara sempre e Casalmaggiore, con la stessa fame di sempre, di solito si fa bastare una sola lezione.